Ciao a tutti, sono Fabrizio dal forum di HD Blog. Questo qui non è sicuramente un Not 7, ma il Not 7 è quello che vedete qui. Prima, tuttavia, vi mostro il contenuto della scatola in questo unboxing. Preso le caratteristiche del device. È la versione 930 dual SIM, 64 GB, con Exynos on board. Conoscete già tutte le specifiche, quindi evito di parlarne nuovamente. Per l'apertura, Alzheimer impera, questo contenuto. Avete già visto le foto direttamente nel forum. Quindi vi mostro rapidamente, davvero ricco c'è da dire. In più c'era anche una Evo Plus da 128 GB compresa. Questo qui, connettore, adattatore, cavo USB Type-C manualistica varia che non vi mostro perché non so. Quindi questo lo chiudiamo. Abbiamo fatto anche l'unboxing veramente approfondito. E un'altra chicca prima di andare avanti, queste qui le voglio mostrare subito. L'Icon X, ho preso anche queste. Non spulciare il seriale, ve le mostro perché sono spettacolari, guardatele. Eccole qui, bellissime. Ok, chiuso. E passiamo al nostro, eccolo qui, a cui ho applicato questa core della spiga, quindi la togliamo. Così. La versione purtroppo è la gold, non... le altre erano finite, o questo o nulla. Ho applicato anche questa pellicola full body qui, che è nera perché quando l'ho presa, l'ho ordinata, pensavo di comprare il modello nero, invece poi sappiamo com'è andata. E a confronto, visto che è uno dei telefoni più, questo è un iPhone 6 Plus, quindi potete vedere un po' come Apple continui a fare la gioia degli amanti delle cornici. Ok, rapido, rapidissimo. Dietro la versione che ho preso è una dual SIM, però se si utilizza la SD può essere utilizzato soltanto una delle SIM, grande mancanza. Io avevo Ho anche il Lumia 950 XL che permette di usarle entrambe. Allora, il terminale è questo qui, come vedete, ma avete già notato molti unboxing, quindi vado avanti. Questo è il riconoscimento facciale. Niente, adesso non va, va bene. C'è segreto. E le classiche notifiche. Qui vabbè, stavo giocando un po'. Il display è spettacolare. Mi avete fatto molte domande in merito alla S Pen, per cui vado subito a mostrarvela. Interessanti. Allora, anzitutto funziona, ha la funzionalità Air, quindi non è necessario premere, ma basta soltanto sfiorarlo. E ha molte funzioni nuove. Una delle più simpatiche è la lente di ingrandimento. Notate, vedete come io non stia toccando, sto soltanto sfiorando. E ok, quindi qui
si imposta il fattore di zoom. Oppure, premendo, si richiamano, si può selezionare, creare note, creare screenshot. Non sono proprio un artista, si era capito. Una cosa simpatica, invece, ok, salviamo questo spettacolo. Per quanto riguarda l'S Pen, c'è questa applicazione Art Canvas che è notevolissima, e da qui vi posso mostrare la capacità di riconoscere i differenti punti pressione del tratto. Ad esempio, prendiamo la matita, guardate, io adesso soltanto sfioro. Se io premo più forte oppure premo esempio questo qui, guardate, io adesso sfioro più forte, è spettacolare. Ho anche un iPad Pro 9.7 e beh, diciamo che lui se la gioca, non c'è niente da dire. Guardate questo. Vediamo un altro colore diverso. Ok. Prendiamo questo qui. È spettacolare, guardate, spettacolare. Ok. Poi ci sono tutte le varie funzionalità, caratteristiche della serie Note che già conoscete, quindi non evito di starci sopra. Quindi voglio mostrare un'altra cosa simpatica per quanto concerne il display, visto che con display tester qui la qualità del display, i multitouch sono 10. E per quanto riguarda invece l'interfaccia, vediamo un po' di cose. Allora, guardate, ad esempio, io sfioro, come abbiamo visto, e c'è una cosa simpaticissima. Non mi piace Edge qui come è mappato, perché è vero, non lo so, a mio avviso non è proprio implementazione decente, a volte funziona, a volte non funziona. Però c'è per la S Pen una funzione interessante che vi voglio mostrare. Per quanto riguarda Glaze, allora, se ad esempio noi apriamo un'immagine, tipo questo l'ho registrato con il telefono, vedete qui sempre la funzionalità così. Se noi prendiamo questa e utilizziamo Glaze, guardate, poi basta soltanto fare così. Però poi l'applicazione una volta lanciata non ritorna allo stato originale, rimane così. Mentre restano invariate le classiche funzionalità del split screen, tuttavia no, non è possibile aggiungerne di nuove, ad esempio. Prendendo Maps qui, così, e c'è la stessa funzionalità. Oppure cliccando qui è possibile ridurre. Ok, naturalmente mi avete chiesto in molti sulla batteria, su altre cose, altri fattori.
vi prometto che nei prossimi giorni cercherò di fornirvi questi dettagli, ma a me l'utilizzo è molto random, per cui abbiate solo pazienza. E il terminale è bello, mi piace, non lo so, sono abituato, adesso mi ero abituato un po' all'interfaccia di Windows 10 Mobile e vi confesso che il fatto che sia così smorto, Android un po' si vede rispetto a Windows 10 Mobile. Ci sono delle applicazioni preinstallate che non si possono togliere, come ad esempio Facebook, che io ho disabilitato immediatamente, o altre IM. Poi tra l'altro sì, questi qui dei social che vengono installati predefiniti. Samsung installa qualcosina, ma non c'è nulla di rilevante. Batteria da verificare, display pauroso, audio faccio sentire ad esempio così, no? La luminosità è paurosa, semplicemente paurosa. Adesso è tutto, per il momento è tutto, vi ringrazio e continuate a seguirci sul forum di HD Blog. Ciao!